della mostra, della collettiva dedicata alle locandine dei film di Giulio Abati, abbiamo con noi il collettivo dei Dusty Eye che ci presenterà come ha partecipato a questa collettiva, e siamo appunto al di fuori del Caffè Lumière qui a Padova, e diciamo anche la scelta del film che loro rappresentano, Giulio Abati e Zeller. Jacopo, allora come mai intanto questa scelta fra i vari film di Giulio Abati? Le indicazioni che erano state date per questa mostra facevano riferimento esplicitamente ai film più horror della produzione di Pupi Avati. Quindi tra tutti abbiamo scelto Zeller, perché comunque rientrava la tematica dello zombie, della risurrezione, era quello forse anche un po' più inquietante e più simile alla nostra estetica produzione che abbiamo fatto fino ad oggi almeno. Infatti, in effetti, l'estetica dei Dusty Eye, diciamo che comunque richiama alcuni elementi legati all'horror, e se ce lo volessi descrivere, poi invece lo vedremo all'interno del locale, come avete deciso poi di rappresentarlo, insomma, che cosa avete poi, su cosa avete puntato in particolare? Ah, c'è una macchina da scrivere, una mano di zombie e tantissimo sangue finto. Un minimo di citazione presa dal film e abbiamo cercato di fare la cosa più simile a una locandina che potessimo fare o ci venisse in mente. Perfetto, viva gli zombie, viva il cinema di Giulio Abati con i Dusty Eye.